Questa mattina siamo stati ricevuti dal Presidente della Repubblica che cortesemente ha ascoltato le nostre opinioni che io riassumerei così. Noi intendiamo adempiere agli impegni assunti in Europa. Riteniamo che la lettera che il Presidente ha consegnato in ambito europeo la scorsa settimana abbia due grandi pregi. Uno è quello di essere la sintesi di un accordo tra i principali partiti della nostra coalizione e tutta la coalizione nel suo insieme. Quindi è un accordo suggellato dal PDL e dalla Lega, oltre che dagli altri componenti della nostra coalizione, a cominciare dal gruppo presieduto alla Camera dall'onorevole Moffa e al Senato dal senatore Viespoli. Il secondo pregio è di essere validata e vidimata dall'Europa. Tocca a noi adempiere e lo faremo. Abbiamo già cominciato con il Consiglio dei Ministri di ieri sera, approvando un emendamento al disegno di legge di stabilità che pende al Senato. L'altra nostra posizione rappresentata al Presidente della Repubblica è questo programma di governo ci porta fino al 2013. Infine, abbiamo fatto presente che riteniamo di avere i numeri per arrivare al 2013. Questa è la sintesi della nostra posizione politica e crediamo che sia davvero chiara. Abbiamo i numeri per arrivare al 2013 con questo governo, ovviamente, presieduto dal Presidente Berlusconi. Riteniamo che in questa legislatura ci sia solo questo governo, perché è quello voluto nel 2008 dagli italiani. Pensiamo che per arrivare al 2013 non occorra resistere ma governare, abbiamo gli argomenti di governo che sono quelli contenuti nella lettera inviata in Europa che è stata in buona misura già travasata e riversata nell'emendamento approvato ieri in Consiglio dei Ministri e che ugualmente sarà riversata e travasata in ulteriori atti e provvedimenti. Infine crediamo, anzi siamo convinti, di avere i numeri per poter reggere questa nostra ambizione programmatica fino al 2013. Speriamo, questo nostro auspicio è davvero concreto perché è supportato da una nostra grande buona volontà, che vengano messe da parte pregiudiziali personali, venga messo al centro il bene comune dell'Italia e degli italiani e si possa raggiungere in Parlamento con questo governo una maggioranza più ampia su singoli provvedimenti che dovessero essere condivisi dalle opposizioni parlamentari.